Sì, Presidente, intervengo sullo stesso articolo di De Priamo. Mi associo a De Priamo, a lei, ai ringraziamenti a tutti gli uffici, ringraziamenti anche a lei e a tutto l'ufficio di Presidenza per aver in modo tempestivo permesso a quest'Aula di continuare su piattaforma e anche aver dato la possibilità a tutti i consiglieri di farlo in sicurezza, anche con un sistema di voto che ci ha permesso anche di snellire poi i tempi di approvazione degli atti. Crediamo però, come le abbiamo già comunicato, che sia necessario continuare a utilizzare la piattaforma almeno per qualche altra settimana. E lo diciamo perché nonostante ora il consigliere De Priamo ha detto che il loro senso di responsabilità li ha portati a dare il numero per fare l'aula, nonostante questo senso di responsabilità, ripeto, il negare la possibilità a dei consiglieri eletti di poter partecipare a un'assemblea capitolina, poiché impossibilitati a venire in aula per motivi veri, non presunti, poiché sono in delle condizioni di fragilità che non gli permetterebbero di venire in aula in sicurezza. E io credo che il senso di responsabilità che dovremmo avere tutti e 48 i consiglieri è quello di permettere anche a quei consiglieri che in questo momento sono più fragili di poter continuare a portare avanti il loro mandato. Quindi non si sta chiedendo di continuare l'aula vita durante su piattaforma, si sta chiedendo di avere qualche altra settimana di pazienza per fare in modo, per portare avanti i lavori su piattaforma, poiché ciò permetterebbe a tutti i consiglieri eletti di poter partecipare e credo che sia un diritto dei consiglieri eletti poter partecipare. Contestualmente, diciamo che il DPCM ci porta come data di scadenza la possibilità comunque e dell'emergenza di il 31 luglio. Noi, a differenza, e per questo la ringrazio, noi a differenza delle altre istituzioni che anche lei ha citato, per esempio la Regione, non ci siamo mai fermati perché noi abbiamo sviluppato una piattaforma da poter utilizzare per poter lavorare da remoto. Abbiamo sviluppato un sistema di voto da remoto che ci potesse permettere di proseguire i lavori. Le altre istituzioni che non l'hanno utilizzata e ora sono tornate in aula, sono tornate in aula perché non lo hanno il sistema, perché non hanno una piattaforma per poterlo fare. Noi invece l'abbiamo. E io ripeto, io la ringrazio per aver fatto sviluppare questa piattaforma e per avere la possibilità anche di votare a distanza da remoto, anche in maniera veloce. Ma proprio perché lo abbiamo, perché forzare i tempi di un rientro? Lei, in un suo comunicato ieri, ha detto che la città è ripartita, bar, estetisti, ristoranti. È vero, la città è ripartita, ma ahimè, loro da remoto non possono lavorare, perché devono alzare la serranda e devono stare lì a lavorare. Noi non abbiamo la necessità di dover rincorrere il tempo di dover tornare in aula, perché abbiamo gli strumenti per poterlo fare da casa. Quindi perché non continuare a farlo da casa in sicurezza per qualche altra settimana e poi tornare tutti in quest'aula, che riteniamo tutti importanti continuare a fare i consigli in presenza, ma ritornarci fra qualche altra settimana che ci permette di farlo con maggior sicurezza rispetto ad oggi. E io domani in Capigruppo, come posizione del Movimento 5 Stelle, porterò questa e spero che gli altri Capigruppo capiscano la necessità anche di quei consiglieri che in questo momento non possono partecipare per tutelare loro stessi e i loro cari. Grazie.